Bentornati su One Credit Arcade, questa volta giochiamo a The Punisher del 1993, arcade della Capcom, picchiaduro basato sull'omonimo fumetto della Marvel. All'epoca mi ricordo che questo gioco stava in sala giochi e ci giocai parecchio, anche in doppio, però sono passati tanti anni e ovviamente non è che me lo ricordo tanto. Comunque ricordo il primo giocatore, ovviamente fa Frank Castle, il punitore, che deve vendicare la morte della sua famiglia ammazzando tutti i malavitosi, e una roba alla Batman, insomma, però con le pistole. E poi invece il secondo giocatore fa Nick Fury, che però all'epoca, nei primi anni 90, Nick Fury ancora non era nero, non era ancora Samuel L. Jackson. Sì, in realtà nel fumetto Nick Fury venne dipinto nero molto prima di Samuel L. Jackson, però all'epoca di quando uscì questo videogioco, Nick Fury era ancora rappresentato come bianco, con ovviamente la benda sull'occhio e con il sigarone in bocca. E peraltro il secondo giocatore praticamente non lo vedremo praticamente mai in questa, lo vedremo mo nella presentazione. Però in sostanza sto gioco qui era una figata perché era uno dei primi picchiaduro in cui oltre a pistare, ecco questo è Nick Fury, vedete col sigaro sempre in bocca, oltre a pistare la gente ammazzate, si usavano anche le armi da fuoco, come vediamo, ed era una figata, era una cosa quasi inedita. Mi pare che solo un altro gioco c'aveva sta cosa, che era la serie della Konami Crime Fighters, che però era molto meno evoluta, se vogliamo, no? Questo qui era un gioco di qualità molto più elevata, Punisher. Poi all'epoca in cui uscì questo gioco qui, Crime Fighters erano usciti solo i primi due, mi pare, che erano ovviamente Crime Fighters e il secondo era Vendetta. Poi uscì più avanti, uscì il terzo capitolo, che era come si chiamava? Il terzo era poi quello più spettacolare a livello visivo, cioè l'ho anche portato sul canale, era Violent Storm, veramente spettacolare, quel gioco là bellissimo, mi piace tantissimo. Andiamo però a giocare a Punisher e la sfida. Questa è una sfida che ci viene proposta da Moxie Channel. Andiamo a provare, che anche lui ha detto che era uno dei suoi arcade preferiti, l'ha detto nella presentazione della sfida. Andiamo a giocare. Vai. Ok, ovviamente io farò Frank Castle e Punitore. Vai. Ecco, intanto sento molto basso l'audio. Spero che voi lo sentiate un pochino più alto di come lo sento io. Allora, eccoci qua. Sfondiamo il lucernario. Prendiamo i soldoni. Allora, qua non ricordo bene i comandi. C'è anche un arcade là a sinistra, hai visto? Allora, in pratica sì. Dicevo, fumetto della Marvel, che comunque è un fumetto non serializzato. Cioè, nel senso, è un fumetto che c'ha un inizio e una fine, quello del Punitore. Non è un fumetto che andava avanti indefinitamente, come quelli di Spider-Man e altri. Ecco, io volevo. Cosa succede lì? Il punitore! Ecco, siamo riusciti a portarci il vasetto anche e spariamo a tutti quanti. Ecco, dicevo, la figata di questo gioco è proprio il fatto che c'ha, che è possibile usare le armi da fuoco. Io volevo spaccare, aspetta pure. C'è il pol. Ah, ma non ci faccio niente col polletto, già c'ho tutta la vita, vabbè. Sto cercando di impegnarmi un minimo, perché il gioco è difficile, qua la sfida secondo me non andrà bene. Attenzione. È tanto che non c'è gioco, però sto cercando di ricordarmi come si fa. Allora, c'era un modo per lanciare le granate che abbiamo raccolto. Non mi ricordo, chiedete come si fa, che non me lo ricordo. Guarda il sangue. Ho ripreso un po' di vita, appena in tempo per andare allo scuolabus, dove c'è il boss, ovviamente. Ok, si è finito Bruno. Ma chi è Bruno? Non si è mai capito. Questo si chiama Skelly. Come quella di X-Files. No! Ma non c'è sto calcio volante. Ma come si faceva la bomba? Mi pare che devi saltare e poi devi premere tipo giù e fuoco, una cosa del genere. Cercando di sfruttare il giusto timing. Se mi ricordo un po' com'era il timing qua, perché
Già che tanto che non c'è gioco, quindi ci giocavamo anche in doppio all'epoca, in sala giochi, con compagni di classe, sì, perché noi andavamo in sala giochi dopo scuola, praticamente. Andavamo a giocare. Ecco, già ho perso una vita, perfetto. Vediamo un po' se riesce a lanciare la bomba. Come si faceva a lanciare la bomba? Non riesco. Devo tipo saltare per entrambi i tasti, non mi ricordo, ragazzi. Allora c'è la cosa Lush, direttamente da Dungeons & Dragons Tower of Doom. Sì, ho lanciato una bomba, quindi devo saltare per entrambi i tasti. Più o meno mi ricordavo, ma. Martello da guerra. L'abbiamo accettato con l'accetta il nemico. Ok, siamo riusciti almeno a finire il primo livello. Già è qualcosa dopo tanti anni che non c'è gioco. Sì, di solito i giochi Capcom, anche molti altri arcade, sono fatti in modo che il primo livello sia super facile. Gli altri invece. Già dal livello, il secondo livello diventa tosto. Dimmi dov'è il tuo capo. Per favore non mi uccidere, sa il castello Pantaberde in Florida. Quindi tocca andare a sto che stavi che poi tipo una villa, mi ricordo. Grazie e addio. E mo gli spara, giustamente perché il punitore è un. Gli ha sparato. Perché giustamente il punitore è un antieroe violentissimo. Ok, qua lui va attraverso i condotti fognari un po' alla James Bond. E poi mi ricordo che risbuca fuori, riciccia fuori nella piscina. Che cacchio c'è, non c'entra niente nella piscina. Vabbè, ok, andiamo a giocare. Allora, dicevo, anzi non l'ho detto, fatemelo di bene sta cosa, che in pratica sto gioco qui uscì in sala giochi, ma poi non uscì su Super Nintendo come tutti si aspettavano, bensì uscì in versione Mega Drive, perché evidentemente Capcom aveva fatto un accordo con Sega e uscì solo in versione Mega Drive in esclusiva, non uscì su Super Nintendo sto gioco. La conversione Mega Drive non era male come conversione, era discreta soprattutto pensando alle limitazioni della mano. Ci sono le due ninjesse infami qua, maledette, queste sono tostissime. Mi sparo una bella bomba in faccia. Qua ci sta una musica un po' alla Golden Axe, se avete sentito. Sto gioco, per chi lo guarda così distrattamente, sembra così un gioco normale, invece è un gioco pieno zeppo di citazioni, raga. È un gioco pieno, pieno, pieno di citazioni. Alcune ve le ho dette, altre non le so, altre non me le ricordo. Comunque dicevo, sta storia delle. Dicevo, la versione Mega Drive non era malissimo, non era il top, ma non era manco male, soprattutto considerando le limitazioni della macchina. Questo è un gioco molto complesso da ricreare su una console a 16 bit dell'epoca, perché è un gioco molto, molto. Attenzione, quello c'ha lanciafiamme. Ok, mo glielo freghiamo. Ci sta anche il punk. Cioè, è pieno di citazioni. Tipo, sti gangster qui, tipo anni 30, secondo me sono citati da coso, da Dick Tracy, che all'epoca era uscito da poco il film. Tipo, 2-3 anni prima era uscito il film, quello di Warren Beatty, che non era un gran film, diciamocelo, però. Ok, c'ho tre bombe. Cerca magari anche di usarle. Oh, intanto c'ho un discreto punteggio, 423.000. Potevo salvarli quelli? Non mi pare sì che si potevano spaccare le cose. Però. Allora, qua c'è sta il boss bastardo, ragazzi. Non muoio così facilmente. È tempo di fare giustizia. Ecco, è a dire al robottone. Ma mo so dolori, raga. C'è sta robottone, mo so caspita. Sono stato programmato dal Kingpin per terminarti. E chi sei? Terminator. C'è un boss simile a questo alla fine del gioco dei Simpson, che penso sia ci fosse una citazione a sua volta di questo. Aia. Devo cercare di sfruttare. Sto per morire, quindi devo cercare di sfruttare le bombe prima che muoio. Ok, mo il problema è che sto cacchio di guardroid c'ha un mare di energia. E io sto per morire. No, no, la serona no. Ma ha sfonato un cazzo. Game over. Allora, il punteggio mio è stato 480.000 e qualcosa.
Mettiamo il... tanto che non c'è gioco, raga. Però dai, non ho fatto una brutta partita, tutto sommato. Contanto che questo è il classico gioco mangiacrediti, che dopo il primo livello, il secondo diventa esponenzialmente più difficile, poi gli altri diventano sempre sempre più difficili. Ho fatto tipo 400.000 e qualcosa. Allora, ragazzi, per questa volta è tutto. Noi ci vediamo... Quanto ho fatto? 400.000... ma non sono entrato manco in classifica, perché la classifica minimo è 510.000, quindi... Vabbè. Quindi non andrò bene alla sfida, manco sa. Ovviamente, ragazzi, che voti che fa? Non mi sono allenato. Poi tanti argomenti che ho accennato in questa puntata non li ho finiti. Cosa devo dire? Le citazioni le ho dette. Nick Fury bianco con la bendina e il sigarone l'ho detta, no? Quella di Nick Fury che in realtà qua nel gioco è bianco, ma poi nel fumetto diventò nero a un certo punto e poi fu chiamato Samuel Jackson per farlo nei film. Ma arrivò dopo Samuel Jackson, non è che l'hanno fatto diventare nero per farlo fare da Samuel Jackson, no, è una stronzata. Poi, che altro? Questo era uno dei primi picchiaduro che sapevano usare le pistole, ed era una gran figata. In sala giochi ci giocavamo in doppio, c'era la versione Mega Drive che non era affatto male, anche se non era il top, c'era qualche bug, qualche problema di collisione c'era, però fare un gioco così su Mega Drive capirete che è notevole. Questo gioco così era difficile farlo pure su Super Nintendo, che c'aveva una valanga dei coprocessori, figurate sul Mega Drive che c'aveva solo il Motorola 68000, quindi era un po' meno carrozzato, diciamo, il Mega Drive, no? Solo che era più, la grafica era più definita, infatti la versione Mega Drive c'è una buona definizione. Qua vediamo sempre Nick Fury. Allora ragazzi, questa è la sfida, questa è il mio punteggio, l'ho visto circa 480.000, se no, ecco, mo vedi lui libera i... Vedete, lì, se potevano liberare gli ostaggi, me l'ero dimenticato sta cosa, non l'ho fatto durante la mia partita, perché sono un cretino, però vabbè. Poi vedete, Nick Fury anche ha lanciato i vari avversari. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto, spero che la sfida vada bene, che vi divertiate tutti, vedete qua in due contro il boss che mi ha fatto il mazzo e vediamo un attimo come se la canto, tra poco chiudono la demo, vediamo un po' sta demo come va, un calcione se l'è beccato Nick Fury in faccia, ma una manata, io gli ho lanciato un mare di bombe e non è morto sto disco, io gli ho lanciato tipo 3-4 bombe e c'aveva ancora 2 barre di energia piene, ma io non lo so, vabbè, per questa volta è tutto, ciao ragazzi. Alla prossima!